Introduciamo immediatamente la definizione di punto, altrimenti senza questa piccola considerazione fondamentale per il nostro percorso difficilmente riusciremo ad orientarci. In geometria il punto è un'entità di grandezza priva di dimensioni fisiche, per cui può essere considerata come una posizione in uno spazio, come una coordinata. Nel nostro caso il punto avrà tre coordinate, x, y e z. Per il momento ci soffermiamo sulle prime due, quindi x e y. Bene, quando ci si trova di fronte ad un grafico tradizionale, per esempio di dollaro yen, è semplice individuare i minimi e massimi supporti e resistenze. Ma se nella scissa noi togliessimo il tempo, che cosa accadrebbe? Avremmo in ordinata una fascia, o meglio un range di prezzi, mentre nella scissa solo una coordinata ignota. Questo perché la distribuzione dei prezzi non è più collocata secondo un principio stabilito dal tempo. Ora, invertendo la scissa con l'ordinata, ci troviamo di fronte ad una rappresentazione grafica di questo tipo. È cambiato qualcosa? Io direi di no, perché riusciamo comunque ad individuare la fascia di prezzo. Certo, è stata alterata la sua raffigurazione, perché mentre prima osservavamo il grafico verticalmente, ora lo osserviamo orizzontalmente. Questo perché i prezzi di dollaro yen sono in ascissa e non in ordinata. Adesso prendiamo il grafico di euro yen, togliamo dall'ascissa il tempo e lasciamo la sua ordinata. Come già visto in precedenza, ci troviamo in ordinata la fascia di prezzo e in ascissa una coordinata ancora sconosciuta. Che cosa accade se uniamo i due grafici? Proviamo a farlo. Riportiamo su un piano cartesiano le quotazioni di dollaro yen in ascissa e in ordinata quelle di euro yen. Naturalmente ora dobbiamo rappresentare la serie storica dei prezzi di entrambi gli incroci. E sul piano, con quale principio la raffiguriamo? Molto semplice. Prendiamo un punto e impostiamo come coordinata x il livello di dollaro yen e in y il prezzo di euro yen. Facendo ciò ci troviamo di fronte ad una nuvola di punti che rappresenta la distribuzione dei prezzi. Da qui in avanti la matematica sarà una nostra fedele alleata. Questo perché attraverso le sue formule e regole è possibile analizzare e approssimare le funzioni che determinano le fluttuazioni delle monete. Ora, molti penseranno che in contesto di mercato dollaro yen e euro yen oscillino in maniera del tutto indipendente e disorganizzata, quindi dollaro yen va da una parte mentre euro yen va da un'altra. Ma non è del tutto vero, in realtà il collante che lega la fluttuazione di tutte le monete ha un nome, ossia parità del potere d'acquisto. È la legge del prezzo unico che governa, stabilisce e controlla le fluttuazioni delle monete nel mercato monetario. Se noi dividiamo euro yen per dollaro yen, otteniamo un valore che in realtà è la quotazione di euro dollaro. Considerate che la maggior parte delle transazioni commerciali e finanziarie nel mondo avviene attraverso queste due monete, possiamo tenere in considerazione questo incrocio come uno pseudo indicatore di stabilità monetaria? Direi proprio di sì. Perché ogni moneta moltiplicata o divisa per un'altra dovrà dare sempre la quotazione di euro-dollaro. Quindi se euro e dollaro sono valute di riferimento per la maggior parte degli scambi commerciali mondiali, la sua quotazione stabilisce il limite all'area di manovra dei prezzi di un intero paniere. Infatti euro e dollaro sono considerate come valute chiave. Pertanto, riprendendo il discorso, dollaro yen e euro yen si sposteranno nel piano tenendo conto della fluttuazione di euro dollaro, che noi riporteremo in asse Z. Quindi ogni punto che rappresenta la serie storica di dollaro, euro e yen in realtà tiene conto anche del livello di euro dollaro. Dollaro yen e euro yen, come anche altri incroci valutari, non oscilleranno mai in aree del piano, meglio della mappa, in cui i livelli di prezzo euro dollaro non hanno ragione di fluttuare. E questo è fondamentale da tenere in considerazione quando dobbiamo affrontare il mercato.